Oh, ecco qua. Magari sarà meglio tirare su, se no non si sente. Oh. Qua siamo in zona Migliarino. Guarda là come va sulla moto questo qui. Cos'è, un uomo o una donna? E si va verso Torre del Lago. Stazione di benzina, Tamoil. Sembra che faccio la pubblicità a parlare così. E qui ora c'è l'uscita e l'entrata dell'autostrada, da dove vengono chi viene da fuori, che va al mare, i turisti. Tanto questo via, da che camioncione con la paglia questo qui. Qui è dove è stata fatta la rotatoria, appunto per cercare di migliorare un po' le cose di chi toccava prima passare. E ora dice che fanno anche la rotatoria all'autostrada, eh? Guardate, bello questo campo di girasoli vicino all'autostrada. Ora magari non lo so se si vede. Forse se uso lo zoom si vede un po' meglio, guarda. Eccolo qua, guardate. Guardate quanti girasoli. Anche il treno. Infatti c'è una foschia, non si vede i monti, chissà perché. Te perché è brutto tempo laggiù? Qui c'è un'altra stazione di benzina della Tamoil. Qui c'è la strada un po' che si sorbalza. E ora qui entriamo in un tratto di strada che c'è la Pineta. C'era il passaggio sulle rotaie, era l'hanno chiusa questa strada qui, questa qui. Questa strada dove ci vedete il muro, prima c'era, era un'altra strada per andare, come si può dire, a Marina di Vecchiano. Oggi a veder cielo il tempo sembra indeciso. La Pineta. Te ti garba la Pineta?
se invece di cartelli con scritto divieto di caccia anche qui, mi sembra, o me lo ricordo. Sembra che sia nuvola, guarda, tra due gocciole. Un'altra volta che piove due gocciole e poi smette, è un tempo proprio strano e indeciso. Eccoci qua alla rotatoria, se noi si va da questa parte, quest'altra strada, si fa la superstrada e si arriva a Viareggio, mentre invece noi giriamo qua alla rotatoria e si arriva a Torre del Lago. Chissà se piove e poi smette oppure se piove in continuazione oggi. Fisio lei mio. E siamo entrati a Torre del Lago. Dovevo dirlo prima, me lo sono dimenticato. Siamo già dentro Torre del Lago. C'è anche la scritta, vediamo se c'è scritto. Cosa c'è di bello di questa chiesa, che c'è la scritta con scritto delle cose. Vediamo un po' se riesco a riprenderlo. Allora, dice il Signore, chi mangia questo pane vivrà in eterno. Giovanni 6.58, se l'ho letto bene. Facciamo vedere anche il dipinto in cima alla chiesa, che è bellino, mi garba. Qui ora c'è il sottopassaggio, qui c'è la stazione dei treni, come potete vedere. E c'è scritto, da una parte i treni vanno verso Pisa, qui. Invece dall'altra parte c'è scritto che i treni vanno per La Spezia. Wow, che curva hai fatto! Ecco il treno, eh! Che curva hai fatto? Sembrava tra un po' andavi a picchia poi. Eccoci qua sul viale che ci porta al mare. Strada, penso, la strada principale di Torre del... Vedi anche che l'ombicicletta l'avrà mandata in quel posto, che tra poi andava addosso. Mondo Frutta, sembra che faccio la pubblicità. Qui c'è il pastificio, il panificio, e chi più ne ha più ne metta, giusto?
qui c'è tutti i piccioni, le anatre, guarda, eccole lì le anatre, visto? Guarda come scalda la videocamera. Eccoci qua, allora, questa strada a destra che vedete è il viale dei Tigli che si collega a Viareggio, questa strada qui. Ora noi proseguiamo di là e si arriva a Torre del Lago, al mare. Perché se lo ricorda nel 2008 feci il video, sì, quindi tanto tempo fa lo feci. Qualche volta è anche bello rifarlo questo video, sì. Dai, sto qui. Ma qui dà modo la bicicletta. Cosa sta a fare zigozza con quella maniera, mo? Questi disgraziati arrivano ora, fa un po' tutto questo pezzo. Oggi sembra che c'è più gente del solito. Anche ieri. Qui sulla pineta qua c'era un piccolo spazio dove si veniva quando eravamo bambini, si veniva a mangiare tipo picnic. Ed eccoci sul mare. Mare, profumo di mare, questa notte ti voglio baciare. Con la rotatoria sul mare. E siamo arrivati sul mare. Visto? Oh via. Qui c'è la statua di Padre Pio. Ora sembra che ha smesso di piovere. Madonna, però è pieno.